sta Jay-Z, che Certo. è un rapper, il miglior rapper della storia. In un pezzo dove, in un disco vecchissimo del 2010-2009, avevo 9 anni, all'epoca il rapper era, se non passava in MTV una volta a settimana non potevi ascoltare, perché non ci stava YouTube, non ci stavano queste robe qua. Lui era del ghetto, era di Brooklyn. All'epoca ci stavano un sacco di napoletani, no? Migrati in America. I napoletani, quando vedevano a Jay-Z e ai suoi amici, dicevano: questa è una cosa, è storia questa, i Mulignano, questi sono i Mulignano, Little Italy. E Jay-Z, che attualmente è il rapper più forte della storia, in un pezzo dice: Call me a Mulignano. Quindi il napoletano è diventato, già all'epoca, è sempre stato kitsch, è sempre stato figo, no? Cioè, parlare in napoletano, specialmente in quest'epoca. Dove a me ha dato anche fastidio all'inizio, dove si parlava del napoletano perché, quella roba là, dello stereotipo, della roba del rione.